Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolante, uno su LBX, Little Butler's Experience. Siamo davvero vicini alla fine di questo gioco e oggi dovremo affrontare, non credo affronteremo Lex, ma credo che affronteremo Kaido addirittura. La battaglia con Kaido non è mai veramente finita, quindi è ora di portarla a termine. Non so che tipo di LBX userà, o meglio, l'altra volta ha usato AX02. Ma il suo primo LBX, il primo LBX che abbiamo visto, ma era forse Kagemaru? Può essere? Non mi ricordo. Mi sembrava che avesse. Che fosse Kagemaru addirittura. Però, ad ogni modo, oggi vedremo se c'è Kaido e se ha un nuovo LBX. Ecco, io potevo salvare qui invece di farmi tutta quanta la strada fino alla navicella. Però vai un po' a saperlo che qui c'è il Metamo. Attenzione. Però ci sono diverse porte. Maestro Tao è tornato. La zona di controllo che avete tanto cercato si trova proprio al di là di questa porta. Sì. Maestro Tao? Purtroppo però la serratura potrebbe essere un bel problemuccio. Holo Geek Seed, ecco il tuo momento di gloria. Lasciate che vi spieghi, ci sono 5 dispositivi di sblocco che devono essere attivati allo stesso tempo. Questi dispositivi si trovano in punti diversi di ogni piano interrato. Buona fortuna per la ricerca. Il mio splendido Holo Geek Seed è in gran forma dopo la riparazione. Tornando a noi, voi miei fanciulli, dovete aver perso le rotelle per poter salire sulla Saturn. Il signor Devin e gli altri sono alle prese con la battaglia, perciò sarò lieto di guidarvi con la mia voce. Questi dispositivi possono essere maneggiati anche da dei ragazzini come noi? Ottima domanda, fanciulla con i paraorecchi. E la risposta è certo che sì. Non avete nulla da temere, dovete solo inserire il vostro LBX all'interno del dispositivo di sblocco. Il grande maestro Taco ha già installato il codice di apertura in tutti i vostri LBX. Wow, quando ci è riuscito? Questo è il trucchetto del mestiere, non credo di potervelo rivelare. Comunque, tutto ciò che dovete fare è mettere il vostro LBX lì dentro per connettervi al dispositivo. Forza, ragazzi. Ok, aspetta però, se io volessi andare. La porta è chiusa, ma ok, quindi quella era bloccata. E di qua invece che abbiamo? Non funziona, ok. Ma quindi tutte quante le altre porte sono inutilizzabili o bloccate? Questo è un altro ascensore che non funziona, scommetto. Ok, non funziona. Quindi per forza questa. Vuoi andare a piano meno uno? Sì. Quindi abbiamo 5 piani da trovare. E di cui dobbiamo disattivare pericolo, ovviamente. Da cui dobbiamo anche disattivare dei codici di sblocco. Ma io ci riprovo, ragazzi. Non so perché, ma potrebbe funzionare. Ci sarà un pulsante da qualche parte? Ah, ecco, ora capisco. Inoltre, ho cambiato anche arma. Ne ho presa una molto più forte. Ne ho presa. Ragazzi, ho fatto un giretto dalle parti per comprare un po' di cose. E ho visto che c'era anche una bella arma nuova. Insomma, l'ho voluto provare. E sì, sta facendo un bel po' di danni. Finita? Grande. Più che altro a me piace esplorare nei videogiochi, quindi cerco sempre ogni angolo, ogni pertugio, tutto cerco. Vabbè, andiamo avanti. La porta è bloccata da 5 dispositivi. Va bene, questo già avevamo capito. Ah, allora è qui, eh. Eccolo, il dispositivo di sblocco. Ne abbiamo trovati due. Sarà solo fortuna? Va bene, me ne occupo io. Voi due andate avanti. E come pensi di riuscire ad attivarli entrambi? Dovrò restare con te per darti una mano, immagino. Ok, quando saremo tutti in posizione manderò un segnale al vostro pilota LBX. Che bravo, Van. Ah, Hans e Duck hanno lasciato il gruppo. Non mi piace, ragazzi. Non mi piace per niente. Andiamo al piano meno 2. Già ho capito dove andiamo a parare. Altri due lasceranno il gruppo e rimarremo in due. Ah, devo andare sopra, sì. Ah, di qua. Ottimo. Eccone uno. Ok, ci penso io. Puoi farcela da solo, Kazuya? Sì, non è più come durante l'attentato. Ora sono io a voler restare. Ho fiducia in voi, ragazzi. Van, Amy e anche tu, Justin.
Kazuya, state attenti, nessuno sa cosa ci aspetta più avanti. Kazuya ha lasciato il gruppo. In realtà no, rimango da solo. Non che rimaniamo in due. Rimango da solo perché gli altri sono tutti quanti sulla navetta. Sono stupido. Ho visto male proprio totalmente. Non so perché, ma ero convinto di dover andare dritto. Andiamo al piano meno 3. Mi fanno rimanere da solo per dover affrontare i nemici. Oh, possiamo entrare qui? Non c'è nulla? Ma solo una cabina di controllo con monitor per vedere magari qualche statistica della navicella, della Saturn. Non si entra più, ma ci entra lo stesso, se si può. Grazie. C'è un ascensore che ovviamente non funzionerà. No, non proprio. Aspetta, no. Devo andare fino in fondo. Ok, questa volta è Justin a dirlo. Importante. Vai, andiamo, 3 contro 3. Amy, Van e Kazuya. No, Amy, Van e Justin. O Van, Justin e Amy. Ma sarà una cosa piuttosto veloce. Stay cool. Justin! Special attack routine. Lightning strike. One more. It's not even close to over. Ok, a questo punto andiamo avanti. Ho fatto qualche battaglia, insomma, poi l'ho tagliate. Giusto per farvi vedere che comunque sia, ci sono lotte. Vediamo un po'. Qui. Oh, oh, dov'è? Ah. Perfetto. Ai, che succede? Ma l'abbiamo vista prima? Non ci voleva. Il dispositivo di sblocco non si può raggiungere da qui. Rompi il vetro, che te frega. Un po' di rumore. Forse possiamo farcelo sotto quell'ascensore. Chi è che ci chiama? Van, dovrebbe esserci un pulsante per l'ascensore. Sì, sì. Guardati intorno e cerca di trovarlo. Ok, cerchiamo il pulsante dell'ascensore. Ma è qui dentro? Comunque mi dice di andare qua, quindi andiamo a piano meno 4. Poi forse dobbiamo risalire? Chissà. Ok, lì non c'è nulla. Andiamo sempre dritti. Ogni piano ha un colore diverso. Questo qui è giallo, quello sopra era arancione. Ma proprio qui mi devi fermare? O mi fermi prima o non mi fermi per niente. Perfetto, andiamo avanti. Interessante. Meno male che ci hanno pensato a mettere un punto di salvataggio. L'ho trovato! Van, a questo ci penso io. Amy. Ehi, Van, mi conosci? Ce la faccio. Mettiamo fine a questa lotta e torniamocene a casa. Ok, stai attenta. Amy ha lasciato il gruppo. Ciao, Amy. Ma dai! Amy, non è che ci può dare una mano? Eh no, ragazzi, 2 contro 3. Justin è crepato sempre, ogni battaglia che ho fatto... Miseria, è una ciofeca. Ma dai! Allora, questo è il pulsante dell'ascensore, ne sono certo. Premiamolo. Ascensore attivato. Si sta muovendo. Ora possiamo premere il pulsante. Andiamo torniamo sopra. Continuiamo, andiamo di qua. Di là non ci vado perché, ragazzi, ho la barra della manutenzione quasi a secco e sarebbe solo uno spreco di tempo andare di là a vedere cosa c'è. Piano meno 3, vai.
Che ci porta direttamente alla stanza, credo, Sì, infatti. Questo è l'ultimo dispositivo di sblocco. Ok, pronti? Al mio via! 3, 2, 1, via! Allora rimaniamo in due, c'avevo ragione. Apertura sala di controllo. Ora possiamo entrare nella sala di controllo. Incontriamoci tutti al piano terra. Ah, questo ascensore quindi va anche in altre direzioni allora. Quindi ora ci rincontriamo tutti e niente alla fine, non è successo nulla di incredibile. Pensavo tipo, che ne so, un mega combattimento io da solo contro tutto il mondo, invece no. Bene allora, ci siamo? Gentaglia, padre, andiamo. Ok, procediamo. Tutti i membri del gruppo si sono riuniti. Che bello. Qualcosa non quadra. Mi fa usare teletrasporto per andare a salvare e per equipaggiarmi al meglio. Allora facciamo così. Questo episodio lo termino qui. Nel prossimo ci sarà da affrontare la battaglia finale. Bene, Cuggio, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di RBX, Little Butler's Experience. Mercoledì probabilmente finirà tutto RBX. E io, come sempre, vi ricordo inoltre che in descrizione c'è il link per Instagram se volete seguirmi per tutti quanti gli aggiornamenti e anche sulla community di YouTube, sulla pagina community che aggiorno abbastanza spesso insieme a Instagram. Quindi attivate la campanellina e seguitemi anche su Instagram per qualsiasi aggiornamento del caso. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!